Ed eccoci tornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Siamo ancora nelle Isole Celesti, nell'arcipelago originale, e nello scorso episodio abbiamo ottenuto il nostro secondo potere, ovvero Compositor, dopo aver ottenuto Ultramano in quello ancora precedente. L'obiettivo di oggi, in questo episodio, è arrivare finalmente qui e prendere l'ultimo potere, che ci permetterà quindi di passare attraverso gli oggetti. Nello scorso episodio ci siamo lasciati che ero sopra quell'isola dopo aver affrontato questo micro giro attraverso i carrelli da miniera. Mi sono tuffato nell'acqua così non ho preso danno da caduta. Dato che stiamo andando verso una zona che, ahimè, purtroppo è innevata e non abbiamo i vestiti appositi per poterlo fare, cosa mi è venuto in mente? Di cercare ovviamente il cibo adatto per farci resistere al freddo. Infatti, eccolo qua, il caldo perone. I piatti che vengono preparati con questo ingrediente, molto piccante, fanno aumentare la temperatura corporea permettendo di resistere al freddo. E come vedete qua, ce n'è diversi. Ma tra l'altro, non ci sono soltanto qua, ma sono anche qui i caldo peroni. Scusa se mi permetto, ma sul monte innevato che troverai più avanti le temperature sono estremamente basse. Se non ti prepari bene, perderai rapidamente energia e potresti morire. Hai dei rimedi contro il freddo? Sì, abbiamo tutto. Talvolta il freddo può essere fatale, quindi è una notizia formidabile. Prendiamone altri qua, perfetto, e avvicinandoci qui, io ne prenderei tipo 3, dovrebbero essere 7 minuti e 50, 7 minuti e 30, sì, altri 3 e abbiamo un altro quarto d'ora, ecco qua, livello 1, tra l'altro ne abbiamo altri 3 e io direi che cuciniamo anche questi, e con questo siamo a posto per tutta la durata dell'episodio. Siamo proprio tranquilli, tranquilli. Ma visto che ci siamo, esploriamo anche questa caverna. Ma non prima di avervi fatto vedere una cosetta. Se voi fate particolarmente attenzione, o siete semplicemente curiosi, o semplicemente avete buttato l'occhio, avrete sicuramente notato quello. Questo è un mini boss. Si chiama Golemax. Non è male come mini boss. Magari lo facciamo in questo episodio. Penso di farci anche un episodio a parte chiamato proprio Guida. Per il semplice fatto che, insomma, qualcuno potrebbe aver bisogno, detto onestamente. Cioè io mi ricordo quando ho giocato per esempio Breath of the Wild la prima volta, avevo bisogno letteralmente di una guida per tutto. E quindi farò, penso, questo anche per aiutare quindi quel genere di persone. Ho scoperto che non sono l'unico che si mette a fischiare ogni 3x2. La cosa mi rincuora tantissimo, grazie mille di averlo detto nei commenti. Non mi ricordo chi l'ha detto di preciso, forse una ragazza? Se non dico una scemenza. La cosa mi ha rincuorato non poco. Oh, guardate cosa c'è. Oh, mio Dio. Bello, eh. Aspetta che arriva. Eccolo qua. Dai che lo prendiamo. Emblema di Rospettro. E anche qua ci siamo. Il problema è che adesso non so dove siamo. Il mio, diciamo, modo di fare un po' confuso a volte. Nel senso, vedo una cosa e la mia attenzione viene catalizzata. In ogni caso, adesso che finalmente abbiamo... Oh, ecco, siamo tornati. Bello, mi è piaciuta sta cosa. Non l'avevo vista sta roba. La mia attenzione viene catalizzata da determinate cose, quindi faccio, ok, devo assolutamente andare lì. Devo vedere cosa succede. Abbiamo ottenuto sta roba, quindi sono contento. C'era anche un giacimento minerario, ma in generale al momento non mi interessano le risorse. Il mio scopo adesso è finire, in questo episodio perlomeno, tutto l'aspetto dungeonesco di questo tutorial. Finire tutto quello che ci serve, eccetera, eccetera. Ecco, adesso arrivati qua, semplicemente andiamo nel cibo. Come vedete comunque ho un po' di risorse diverse. Alcune le ho usate, altre le ho ridroppate perché sono andato a farmi un giro. Ecco qua, adesso per 7 minuti e 30, come si vede dal menu, o meglio dall'infografica, questo esplode, quindi state attenti. Dall'infografica che c'è lì, noi abbiamo un po' di resistenza al freddo per un bel po' di tempo. Una sostanza molliccia, proprio come un ciuccio di ghiaccio. È fredda e soffice al tatto. Se sottoposta a sollecitazioni, esplode e diffonde aria fredda. L'avete appena visto. Oh, c'è Raul! Parliamoci! Ciao, amico mio. Che succede? I golem soldato e i golem capitano proteggono strenuamente il giardino del tempo. Mi addolora che ti considerino una minaccia. Tuttavia, per proteggere la nostra isola è stato necessario approntare difese contro eventuali invasori dall'esterno. Più che altro non ci ha dato ancora nessuna informazione del perché è nel cielo tutto questo. Adesso vi faccio un regalino, guarda.
E cambio pure arma. Perché questa non va bene. Mi metto la lama da recluta. Ok. E uno è andato. Volevo tirarglielo, ma non è stata una buona idea. Ok, meno male avevo messo una pietra. Allora, sì, il bastone lo prendo. Campana del tempo. Godo un sacco. Allora, qui come al solito, facendo cadere le casse, droppano delle frecce di solito. Non si è rotta. Forse da più in alto. Ok, ecco infatti. Come vedete, sempre frecce su frecce su frecce. Ho un po' di fretta per ovvi motivi. Ahimè. Non abbiamo tutto il tempo del mondo perché purtroppo... Questo cibo ha una durata, ha una scadenza. So che ne abbiamo usato diverso, però, insomma, la situazione è questa. Sto controllando per vedere se c'è qualcosa di interessante da mostrarvi, comunque ottenere, a parte un panorama incredibile. Mi piace da morire la grafica che hanno adottato per questo gioco. E io me la prenderei contro di lui. Come vedete sta usando dei poteri anche lui. Bello! Ok, ok. Ecco qua, fatto. Abbiamo la ciuciù rossa che fa le fiamme. Se vedete, ha avuto una sollecitazione a causa delle fiamme dell'ignicefalo. Tratto con una clava che io adesso prenderei anche. Bellissima. Vedete? Molto, 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 molto forte. Qua prendiamo tutti quanti i drop perché giustamente andando avanti ci serviranno. Caldo peroni ce n'è a buttare, quindi, nel senso, potrei anche prendermela con calma. Nuovo sito! Grotta senza fondo. Molto carina la grotta senza fondo. Tra l'altro c'è ancora il nostro amico qua. Vieni qua. Mi fa sempre morire dalle risate quando succede. Ok, ciao bello. Dammi questo. Ok. Allora, visto che siamo qua, fare così con lo scudo. Prenderei questo. Qua ci sono dei fiori bomba che sono molto utili. Un fiore che contiene sostanze simili alla polvere da sparo. Esplode danneggiando gli oggetti nelle vicinanze se viene a contatto col fuoco o se subisce un impatto. Questo è rottissimo. Quindi io vi consiglio, senza mezze misure, di cercare di ottenerli subito in quantità esagerate. Adesso, come vedete, comunque siamo in una zona che è pericolosa e dire poco. Perché se cadiamo qua è game over. Per fortuna ci fa portare, ci fa tornare un po' prima. Però qua c'è anche un drop, non mi ricordo cos'è. Ambra, ok. Niente di che. Niente equipaggiamento. Sì, effettivamente equipaggiamento. In realtà ce l'abbiamo già tutto. C'è un pezzetto adesso salendo che vi faccio vedere. Che è un pezzo della roba antifreddo. E dato che comunque il nostro scopo sarà anche esplorare la zona dei rito, diciamo che è meglio farsi trovare preparati. Questo qua è un nemico che io odio. Però basta fare così e colpire questa parte del suo corpo. Ok. Cambiamo arma perché ahimè si è rotta per ovvi motivi. Fate uscire sempre quella parte del suo corpo. Fallo. Ok, perfetto. Allora, questo nemico si chiama Like Like. Non so la pronuncia corretta perché potrebbe essere Like Like. Però droppano quasi sempre degli scrigni. Sono delle sorta di mimic. Li ho interpretati così. Questa è la gastrolite di Like Like. Una bizzarra pietra rotonda fuoriuscita da un Like Like. È possibile ricavare una pozione dal suo fluido cristallizzato. Io li chiamerò Like Like durante il let's play. In inglese sicuramente qualcuno li chiamerà Like Like. Però mi piace di più chiamarli Like Like, detto onestamente. Lì non c'è granché da prendere, se non qualche fungo. E onestamente mi sembra un po' rischioso andare lì semplicemente per dei funghi. Qua invece abbiamo qualche fiore bomba, qualcosettina che ci serve sempre. Qua c'è qualcosa? No, non mi pare. Non c'è nulla. Qua non c'è nulla di nuovo. Qua altri fiori bomba. Durante la nostra avventura saranno fondamentali i fiori bomba, così come i
frutigni. Quindi fate in modo di averne sempre diversi. Arco golem ne abbiamo a buttare, quindi non ci preoccupiamo. Allontaniamoci. Vediamo se ci casca. Vediamo se mi attacca di nuovo. Eh sì, è proprio stupido. No, è oggettivamente meglio attaccare così. Niente attacchi caricati, quindi. Ed ecco qua. Dovete stare molto attenti perché a volte vi prende. Cioè, letteralmente vi... quindi vi mangia. State attenti. Il nicefalo, che abbiamo già preso nello scorso episodio. E l'altra cassa, che è giustamente sempre dentro il liche-liche, quindi... E abbiamo anche un opale. Come vedete, è proprio... abbiamo un quantitativo di risorse fuori di testa. Questa tra l'altro è la parte del trailer dove l'hanno affrontato per la prima volta, che non capivamo cosa fosse. Infatti c'è, come vedete qua, lo scudo, che infatti prendo perché c'è già un ignicefalo attaccato, quindi insomma top. È molto vicino il santuario, perché effettivamente non ce l'ho più in zona, cioè non lo vedo più. Quindi ho tra l'altro letto che se ti attacchi un rubino allo scudo non hai più bisogno di mangiare cibo antifreddo. Non ve lo so confermare, tra l'altro scusatemi ma non voglio confermarvelo, perché ho un rubino sì, ma lo venderò. Lo venderò perché mi servono soldi. In questo gioco non si fanno tante rupie all'inizio, quindi mi sembra corretto anche per me stesso, cioè insomma, cercare quantomeno di fare un po' di risorse laddove possibile. Allora, siamo qui e mi sta bene. Però io come salgo? Ho questo problema enorme chiamato non so come salire. Non posso né scendere né salire a momenti. Vediamo qua. Forse qua la strada? Cioè c'è la radice. Quindi la radice può essere utilizzata per sicuramente salire. E mi sta bene. Però ho un po' paura che non mi basti la stamina. Vabbè dai. Abbiamo il cibo. Sprecherò il cibo che ho... ottenuto con tanto sudore. Tra l'altro qua mi pare che posso riposarmi. Sì, mi posso riposare, quindi va benissimo. Zero problemi allora. Top. Quindi effettivamente sì, potevo salire. Semplicemente non volevo usare il cibo e quindi ho cercato una strada alternativa. Ma ehi, eccomi qua. Questa è la strada più stupida per raggiungere questo santuario. È quella che vi consiglio. Cioè, non ho avuto problemi, come vedete. Abbiamo ottenuto un sacco di risorse venendo qua. Ci è bastato semplicemente mangiare tre frutti, tre caldoperoni cotti, che tra l'altro ho appena ridroppato. Guarda un po'. Prendiamoci anche questi drop. Qua abbiamo una pietra focaia, che sì, tra l'altro servirà semplicemente per cucinare eventuale cibo, eccetera, eccetera, però mi interessa relativamente, perché qua abbiamo il nostro nuovo potere, ovvero Ascendus, o Ascensus. Non mi ricordo la pronuncia corretta. Penso comunque sia Ascensus. Mi confondo sempre tra i due. Il sacrario si chiama Gutanba. Quindi, bel nome, mi piace. Andiamo. Tra l'altro sì, ho solo un cuore, non preoccupatevi, l'ho visto che ho solo un cuore perché è scaduto il cibo antifreddo. Una volta fatto questo, semplicemente andremo fuori perché c'è una sorta di... accampamento qua di fianco che voglio affrontare. C'è uno scrigno interessante. Adesso dovrebbe arrivare Raul e porgendogli la mano ci dà il nostro quarto, il nostro terzo potere. Mi rallegra vederti qui. Ora porgimi la tua mano destra. Su su, dammi un altro orbs. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Bellissimo. Bellissimo, eccolo qua. Mi piace da morire quest'icona. Dovrebbe essere Ascensus con la S, no? È Ascensus. Mi ricorda infatti il meme per Among Us. È un potere che ti consente di saltare in verticale per attraversare superfici ed emergere dall'altro lato. Questo è il potere dell'Ascensus, che un tempo apparteneva al mio braccio destro. Ti permetterà di attraversare superfici che si trovano sopra di te. Non certo che ti tornerà molto utile. Se riuscirai a raggiungere la fine del sacrario usando questo potere, l'Ascensus sarà tuo. Allora, l'Ascensus è quel genio di potere che secondo me
gli ha dato più problemi durante lo sviluppo. Però ho letto un'intervista e a quanto pare in realtà lo usavano come strumento per il debugging mentre progettavano il gioco. Quindi sta cosa mi ha abbastanza scioccato, perché effettivamente è incredibile quanto una semplice feature per sbuggare il gioco sia arrivata fino a noi. Ora nuota? No, non nuota. È tutto caricato. Allora, va benissimo, però ho poca vita. Ok, no, va bene così. Allora, ho visto uno scrigno lì. Allora, facciamo così, dai. Me la sto inutilmente complicando quando in realtà mi basterebbe fare questo. Ecco qua. Bellissima l'animazione quando nuota, eh. Bellissima. Prendiamo lo scrigno. Cosa contiene? Arco del golem. Che tra l'altro già abbiamo, ma... togliamo questo qua semplice. Apriamo questo. Perfetto. Adesso... tecnicamente basterebbe fare questo. Usarlo di nuovo qua. Emergere qui. E siamo pressoché arrivati, perché ormai... capito, è lì. Basta uscire qua. Riusarlo qui. E siamo belli che arrivati. Ecco qua. Bellissimo questo santuario. Perché ti inizia già a far capire come dovrai giocare in questo gioco. Quanti puzzle troverai. Ed è una cosa... è una roba che a me rende non felice, no, di più. Hai dato prova di grande valore, raggiungendo il cuore del sacrario. Pertanto ti faremo dono della luce che purifica il male. Bellissimo. E adesso un po' di rancore fuoriesce dal nostro corpo. Ah, eccolo qui. Purificami. Super. Sfera della benedizione. E ci ovviamente rifulla anche i cuori. Che la sfera della benedizione ti conceda la forza. La musica non mi stancherò mai, sottolineo mai di sentirla. È la musica più bella del gioco, secondo me. Il motif, cioè il motivetto proprio... è godurioso, cioè lo ascolti, è bello. Toppe. Super toppe. Quindi adesso siamo pronti ad avanzare. Ecco qua il nostro ultimo potere. Vedo che il tuo braccio ha recuperato parte del suo potere originale. Ora dovresti essere in grado di aprire il portale del santuario del tempo. Tutto qua, Raul? Non mi dai altre info? Non mi dai altre risposte? Non me le merito? A quanto pare no. Ma a breve ne avremo tante. Quello dove voglio andare è assolutamente quello lì. Però prima vi voglio far vedere come ottenere il pezzo che vi dicevo prima. Praticamente te entri qua, c'è uno scrigno. Guarda. È arrivato qua. Vabbè, a parte che c'è quella roba lì, adesso ci andiamo. Guarda un po' che goduria. Guarda un po' che goduria. I gambali antifreddo, dammeli. Chinieri antifreddo. Si dice che questi capi sono molto antichi. Nonostante gli anni, l'alta qualità dei materiali consente loro di trattenere il calore, rendendoli ideali per luoghi molto freddi. Infatti, indossandoli, diventiamo resistenti. Diventiamo incredibilmente resistenti al freddo. Adesso io farei... vabbè, a parte che vorrei parlare un attimo con Raul, perché adesso vi faccio vedere come raggiungere in fretta il santuario del tempo. I cosiddetti congegni Znau sono l'eccellenza della nostra tecnologia. Grazie a loro abbiamo potuto creare una civiltà avanzata e prosperare sempre di più. Se riuscirai a utilizzare i congegni nel modo giusto, ti torneranno sicuramente molto utili. È una sorta di tutorial quello che fa lui. Che bello quando nuota. Che bello quando nuota. Oh, sono uscito fuori dal... dalla diante. Va bene. È sempre importante
vedere sempre cosa sbloccano questo genere di... L'animazione l'abbiamo già vista, quindi la saltiamo. Questo genere di robe. Vedi, l'aliante. Non per altro, ma perché appunto in mappa... A parte ce n'è uno che non ho ancora sbloccato. In mappa ti fa subito vedere cosa droppano. Quindi se magari ti serve qualcosa andando avanti nella storia, tu controlli qua. Credo di aver visto cosa droppano che mi mancava. Ma è raro da droppare. Credo sia raro da droppare, non l'ho ancora droppato. No, era... Eccolo là. Era probabilmente era il pentolone là. Adesso io potrei andare lì. Aspetta, siamo così. Perfetto. Census. Non gli piace. What? Bellissimo. Non mi era mai successo che si buggasse così. Qua c'è uno scrigno. E ce lo pigliamo perché sì. Come giusto che sia, dobbiamo arricchirci. Fa sempre comodo avere congegni Zanau con sé. Per l'energia Zanau. E adesso andiamo a farci quell'accampamento di là, che è bello tosto. Ok, pensavo di star per cadere, quindi sono molto contento che non sia successo. Eccomi qui. Pensavo di prendere un po' di danno da caduta. Sono contento che non sia successo. Allora, dovrei avere un bel po' di frecce. 31. Allora, sì, perché penso di avere un approccio un po'... Un bel po', in realtà. Ranged. Da lontano. Non mi va di agganciarli in un combattimento ravvicinato. Sono molto, 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 molto forti questi golem. Quindi semplicemente andrei così. Se riesco a prenderli. Dannati sensori di movimento. Vi odio. Non riesco ad arrivarci comunque. Ho questo enorme problema chiamato non ci arrivo. Ok, allora facciamo così. Va bene. Sì, teniamoci questo potere buono. Non riesco a salire. Ok. Ok. Mi ha visto. Più che altro fanno malissimo. Non credo di riuscire ad affrontarli così dal nulla. Devo riuscire a prendere qualcosa che gli faccia veramente malissimo. Ok, avevo tipo anche questo che mira direttamente a lui. Ok. Ok, perfetto. E uno è andato. Riprendiamoci l'arco. Ok. Ok. Il pattern d'attacco è abbastanza intuibile. Ma userei questa. Perfetto. Primo tentativo. Oh, va che tosto, non guardatelo così. Non guardatevelo come se fosse semplice. In realtà è bello difficile. Ve lo garantisco. E il reward in questo caso, a parte, vabbè, i vari pezzi che adesso sto droppando, perché comunque servono sempre le robe Zanau, è appunto lo scrigno. Questo sono sicuro che darà particolari problemi un po' a tutti. Ed è un opale. Il drop. Perché sto dicendo questo? Non perché la gente è scarsa, ci mancherebbe che lo dica, ma perché è oggettivamente un fight difficile da fare all'inizio. È un fight molesto. Molesto, sì, abbastanza. Adesso, se non mi ricordo male, qua l'altezza dovrebbe essere abbastanza giusta da concedermi appunto di fare questo. Notiamo un po' qua. Non so dire se sia un caricamento o cosa. È sicuramente un qualcosa per controllare che vada tutto bene a livello di tu che fuori esci, per fare i caricamenti e tutto quanto.
Infatti in questi pezzi qua non lo fa Ascensus, questa sorta di caricamento extra. Quindi boh, sarebbe bello parlare con magari uno sviluppatore e farmi spiegare effettivamente meglio come funziona, perché io ovviamente non lo sono. Adesso facciamo così, tolgo dalla borsa, prendo questo e faccio la cosa più intelligente del mondo. Lo attacco qua dietro. Ok, allora questa è una rampa di lancio nel caso non l'abbiate capito. È quasi fondamentale se voi lancereste robe gli alianti in maniera normale. Ok, perfetto. Non è obbligatorio usarlo, però insomma è meglio, è meglio, è meglio, è meglio. La nostra direzione è il santuario del tempo. Dai che ci arriviamo. Ecco che si scarica. Vediamo se riesco a fare un parcheggio per Fieto. Ok, arrivati. Dove va? Ciao. Addio. Oh, vediamo dove va. Soldato, è stato un onore viaggiare con lei. La cosa che mi fa strano è che fa questo movimento qua, come se fosse un aeroplanino di carta. Oh, ah, è esploso. Ok, siamo arrivati. Prossimo obiettivo, quella porta. Dobbiamo entrarci. Ma lo facciamo nel prossimo episodio, perché in questo abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare. Quindi vi aspetto. Alla prossima.